noi cerchiamo di valorizzare le persone. Prima del ruolo del dipendente c'è la persona con le sue capacità, con le sue caratteristiche, con le sue peculiarità e sicuramente il valore, cioè il valore che una persona porta. Una persona è brava a prescindere dal genere, una persona che merita deve essere valorizzata. Nel momento in cui c'è la competenza, non importa che tu sia maschio o che sia femmina, io mi trovo di fronte a uomini a parlare di cose che hanno a che fare col mondo dell'automotive che loro non capiscono e io sì. E è quello che fa la differenza. Se tu fai capire alla persona con cui ti interfacci che sei competente in quello che stai dicendo, non importa il tuo sesso. Vale a prescindere quello che stai dicendo. Sicuramente guardando in maniera più ampia al settore automotive, la presenza maschilile è predominante e quelli che sono un po' degli stereotipi collegati a questa presenza, quindi anche degli atteggiamenti maschilisti o pregiudizievoli nei confronti delle donne tuttora esistono anche nell'immaginario collettivo. Ma penso che la sensibilità e la coscienza collettiva stia un po' muovendo tutti gli attori del settore per fare qualcosa in questa direzione per migliorare la situazione. E noi ci stiamo impegnando per esempio anche con il mondo della nostra rete dei concessionari, pensando ad un percorso di empowerment anche nei confronti delle titolari donne delle nostre concessionarie, e so anche di iniziative comunque in altri, diciamo, da parte di altri operatori del settore, e l'augurio ovviamente è che tutti vadano in questa direzione. Sicuramente 21 anni fa era molto più prevalente uno spirito maschilista, anche legato a un retaggio culturale nostro, purtroppo, come paese Italia, come popolazione. Oggi è molto inferiore perché la presenza delle donne è molto maggiore rispetto a 20 anni fa nell'ambiente, nel settore. Ci sono sempre più professioniste, ok, che fanno la differenza in maniera fondamentale, quindi si sta assottigliando, non si è ancora azzerato, dobbiamo lavorare tanto. Quando dico dobbiamo, intendo sia le donne nel porsi in maniera professionale, sia negli uomini e soprattutto forse negli uomini nel riconoscere la professionalità delle persone. Oggi in Comoli Ferrari l'ufficio HR è composto da 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone, di cui solo due uomini, tutte le altre sono donne, anzi 9, quindi sono un po' di più. Grazie a tutte quelle donne all'interno dell'ufficio HR sono state introdotte in aziende cose come le convenzioni, le scontistiche, lo smart working, l'orario flessibile, cose che in un'azienda probabilmente dove ci sono solo uomini, che tanto hanno il loro orario di lavoro perché le mogli vanno a prendere i figli, perché le mogli fanno le cose o semplicemente perché hanno quello come loro ordine di lavoro, probabilmente senza quelle donne tutte queste cose in un ufficio e in un'azienda non ci sarebbero. Un punto di vista differente è stato in grado, tanti punti di vista differenti sono stati in grado di migliorare quelle anche che sono le nostre politiche di work-life balance, per esempio, perché forse gli uomini sono più attenti a agire per affinità con il capo, mentre avere altri punti di vista che portano esperienze e necessità differenti ha consentito di prenderlo in considerazione e quindi di attuare una politica di cui poi tutti hanno beneficiato e di cui tutti poi sono stati usufruitori felici. Thank you.